Dunque, riprendiamo dall'inverter trifase che abbiamo cominciato ad analizzare nella sua struttura e nel principio di modulazione. La struttura è una struttura, abbiamo visto, fatto da tre rami di ponte. Il ramo di ponte è costituito dai due switch messi in serie, ovviamente con i diodi in antiparallelo. Abbiamo detto che il diodo in antiparallelo è una presenza che troveremo sempre nell'ambito dei dispositivi che poi sono rimandati per diventare carichi di tipo ohmico-induttivo, proprio perché ci consente la circolazione di correnti in antiparallelo che poi alla fine evita che ci siano le interruzioni di correnti induttive, interruzioni di correnti induttive che portano poi a delle sovratensioni sul carico che potrebbero danneggiare i dispositivi e il carico stesso. La struttura a cui abbiamo fatto riferimento è quindi una struttura costituita dai tre rami. Nel caso ad esempio di carico a stella, abbiamo evidenziato qual è poi il legame fra le tensioni di polo, quindi sono le tensioni, le differenze di potenziale tra i punti A, B e C e il mio riferimento. Riferimento prendiamo il negativo del bus di C, l'ingresso dell'inverter. Quindi abbiamo visto il legame che c'è fra le tensioni di polo e le tensioni di fase, che nel caso di un carico collegato a stella sono appunto le tensioni stellate. Le varie combinazioni che abbiamo visto per gli interruttori ci hanno portato a una corrispondenza fra gli stati di apertura e chiusura degli switch dell'inverter e le tensioni di fase lato carico, e abbiamo visto quali sono le combinazioni che poi ci consentono di arrivare a una prima modulazione di un inverter a tensione impressa. In particolare abbiamo detto tensione impressa proprio perché è la tensione, consideriamo la tensione costante e andiamo a modulare la tensione sul carico partendo da una tensione impressa costante. Abbiamo visto le possibili combinazioni, essendo i gradi di libertà limitati, vincolati solo agli switch superiori, perché abbiamo visto che gli switch inferiori in realtà sono direttamente collegati come stato a quelli superiori, perché non potendoli disaccoppiare li devo assolutamente collegare, quindi nel momento in cui è aperto quello di sopra e chiuso quello di sotto e viceversa, devo evitare che siano chiusi contemporaneamente. Quindi andiamo a limitare i gradi di libertà solo ai tre switch di sopra, che hanno due stati, aperto e chiuso, quindi 2 alla 3, sono 8 possibili combinazioni. E abbiamo esaminato una per una le possibili combinazioni, partendo da quella semplice, 0-0-0, significa collegare tutte e tre le tensioni di polo allo stesso potenziale, quindi ci danno origine a una tensione a tre tensioni nulle, e poi via via tutte le possibili combinazioni che vedete su questo, sul carico, le possibili combinazioni che si hanno andando ovviamente a combinare i possibili stati aperto e chiuso dei tre interruttori che ci sono sull'inverter, fino all'ultima combinazione che è quella che di nuovo coincide con il vettore nullo, perché in realtà nel momento in cui vado a chiudere tutti e tre gli interruttori superiori, quindi impongo una combinazione 1-1-1, di fatto sto collegando al potenziale positivo i tre poli, quindi significa che comunque li vado a collegare allo stesso punto, la differenza potenziale è nulla. A questo punto abbiamo imbastito una prima forma di modulazione, che è la modulazione più semplice. Vi dissi che è la modulazione equivalente alla modulazione onda quadra che si ha nel caso dell'inverter monofase. Qui però ho un inverter trifase, quindi significa che dovrò andare ad adattare la modulazione onda quadra a un sistema trifase. Dal sistema trifase mi aspetto di avere lato carico tre tensioni sfasate di 120 gradi, tre tensioni alternative sfasate di 120 gradi a valore medio 1. Allora, la modulazione a onda quadra, che poi sarà la prima che sperimenterete nell'inverter che state realizzando in laboratorio, prevede quindi di andare a modulare, Q1, Q2 e Q3 sono i tre switch che sono sulla parte superiore dell'inverter, andare a modulare con tre onde quadre. Come vedete, la prima onda quadra sulla prima fase mi porta a una conduzione per 180 gradi e un'interdizione per gli altri 180 gradi, la seconda fase, quindi il secondo switch,
una forma analoga di modulazione ma tutta sfasata di 120 gradi rispetto alla prima, e la terza sfasata di 120 gradi rispetto alla seconda. Quindi queste tre forme d'onda saranno quelle che andranno a controllare gli switch superiori, e abbiamo visto che andando a modulare con queste forme d'onda gli switch sulla parte superiore dell'inverter, quella che ne viene fuori come tensione di fase nel caso di carico a stella è una tensione a 6 gradini, è questa qui, che ha come particolarità il fatto che non è un'onda quadra, vedete, un'onda che comunque ha una variabilità, il che significa che già mi apporta un vantaggio in termini di contenuto armonico, perché più mi avvicino a una sinusoide come modulazione, più in realtà abbatto le armoniche, cioè quelle armoniche che mi creano una distorsione sulla corrente. E poi l'altro fatto è che il valore massimo è 2/3, UDC o con S, quindi 2/3 del valore della tensione in ingresso. Quello che vado a registrare anche sulle altre fasi ovviamente è uno sfasamento di 120 gradi della forma d'onda. Nel momento in cui vado a considerare invece un carico collegato a triangolo, o anche nel caso in cui vado a misurare la tensione concatenata nel caso di carico collegato a stella, quindi è equivalente dal punto di vista della misura di tensione, le tensioni di fase in questo caso non coincidono più con la tensione stellata, ma coincide con la tensione concatenata. Quindi in questo caso la tensione di fase è la tensione concatenata. Tensione concatenata che ottengo facendo semplicemente la differenza fra le tensioni di polo. Quindi la VAB la ottengo come differenza fra VA0 e VB0 e così via. Andando a riportare la stessa modulazione che avevo nel caso precedente, si vede che nel misurare la tensione concatenata ciò che ne viene fuori è un'onda quadra di questo tipo, ovviamente sempre tre onde sfasate di 120 gradi, un'onda quadra che ha come valore massimo V con S o V con UDC, quindi il valore massimo della tensione in ingresso, e quindi poi vedete le onde sfasate. Questo è il più semplice modello di modulazione, sistema di modulazione, per il quale abbiamo visto lo sviluppo in serie, abbiamo visto poi, se vi ricordate, la prima armonica. Nello sviluppo in serie scompariva la terza armonica, quindi significa che se vado a confrontare già una modulazione, la stessa modulazione onda quadra fatta per un inverter monofase rispetto a un inverter trifase, vedo in realtà una maggiore, diciamo, la forma d'onda di corrente si avvicina maggiormente a una sinusoide perché manca la terza armonica, quindi la distorsione dovuta alla terza armonica qui scompare, abbiamo visto nello sviluppo in serie, e quindi questo è un vantaggio in termini di distorsioni di THD. In termini qualitativi ottengo già un vantaggio per il fatto che è un carico, che è un sistema di tipo trifase. Nella valutazione poi dello sviluppo in serie ovviamente posso andare a ricavare la fondamentale, quindi la prima armonica, e abbiamo visto che la prima armonica, quindi sia nel caso di tensione concatenata che tensione di fase, sappiamo fare i riporti fra tensione concatenata e tensione di fase, e noto lo sviluppo in serie della tensione, posso andare a ricavare la corrente allo stesso modo con cui l'abbiamo ricavata nel caso di inverter monofase, cioè andando a dividere per l'impedenza all'armonica, perché dobbiamo considerare che l'impedenza che è fatta dalla resistenza più la reattanza porta all'interno la pulsazione, per cui devo andare a caratterizzare l'impedenza anche in funzione dell'ordine di armonica. E proprio da questa equazione vediamo che, a prescindere ovviamente da quello che è il contenuto armonico della tensione, sulla corrente ottengo un abbattimento delle armoniche superiori per il semplice fatto che l'impedenza di armonica all'armonica, il suo modulo, cresce all'aumentare dell'ordine dell'armonica stessa, perché come vedete compare al denominatore, e quindi maggiore sarà l'armonica che vado a considerare, più elevata sarà l'impedenza, perché la resistenza rimane costante ma la reattanza cresce in funzione dell'ordine di armonica, quindi il modulo dell'impedenza in generale cresce, per cui ho una tensione a quella armonica, un'impedenza che via via cresce, quindi la corrente, l'armonica di corrente corrispondente, via via invece si abbassa, per cui ho già una forma di diciamo di filtraggio della corrente dovuta proprio al fatto che ho un'impedenza.
Ciò non si verificherebbe ovviamente se avessi un carico puramente resistivo, perché nel caso di carico puramente resistivo, diciamo, a meno di alcuni effetti che comunque dipendono comunque dalla frequenza, gli effetti pelle e così via, in generale posso dire che la resistenza rimane pressoché costante all'aumentare dell'ordine di armonica. Però poiché nella maggioranza dei casi ho a che fare con carichi ohmico induttivi, la reattanza cresce, l'impedenza cresce e quindi l'equivalente armonica di corrente si abbassa rispetto al valore della tensione. Questo è quello quindi che abbiamo visto finora. La prima sinusoide che troviamo nello sviluppo in serie, quindi sia per la tensione che per la corrente, abbiamo detto è il mio target di riferimento, cioè io faccio in modo di realizzare la mia struttura di inverter per avere una certa alimentazione col carico, il riferimento di questa alimentazione è proprio la fondamentale dello sviluppo in serie, quindi è ciò che è il mio riferimento quando vado a strutturare un inverter e vado a implementare una tecnica di controllo. Tutto ciò che è complemento a questa fondamentale, quindi tutte le armoniche superiori, costituiscono la distorsione armonica, che sono qualcosa che sta lì, ce l'ho, ma devo cercare in qualche modo di abbatterlo perché mi crea un peggioramento a livello qualitativo del funzionamento dell'inverter. Va bene? E ci siamo fermati qui. In realtà adesso abbiamo due problemi da risolvere. Allora, il primo l'abbiamo detto, è quello di cercare di limitare quanto più possibile l'ordine di armoniche, cioè le armoniche di incidenza delle armoniche superiori, va bene, rispetto alla fondamentale. Il secondo invece è una esigenza di controllo che ho. Che voglio dire? Nel momento in cui devo alimentare un certo carico, quella sinusoide di riferimento che è la fondamentale ovviamente è caratterizzata da un valore massimo e da una frequenza, va bene? In alcuni casi ho la necessità di avere una tensione regolabile sul carico, cioè nel caso, per esempio, dei convertitori DC-DC, devo avere la possibilità, ricordate, di cambiare il valore medio della tensione. Nel caso di carichi in alternata, la variabilità è data da due parametri, dalla frequenza, quindi della fondamentale in questo caso, che ripeto, il nostro target di controllo è la fondamentale, dalla frequenza della fondamentale e dal valore massimo della fondamentale. Perché, ad esempio, se devo alimentare un motore asincrono, come sapete, devo fare un controllo di velocità del motore asincrono, devo cambiare sia la frequenza che l'ampiezza della sinusoide. O se comunque devo andare a regolare la potenza trasferita su una certa rete, devo avere la possibilità di cambiare sia la frequenza che il valore massimo della sinusoide. Allora, se utilizzo una tecnica di controllo che si basa quindi sulla generazione di queste forme d'onda di modulazione, secondo voi riesco a controllare tutte e due i parametri, cioè frequenza e valore massimo? Ne controllo uno solo o non ne controllo nessuno? Quindi immaginate che questo qui lo faccio io, il mio circuito di controllo, quello che realizzerete voi in laboratorio per andare a generare i 3 più 3 segnali di controllo degli interruttori. Va bene, quindi immaginate di riuscire a realizzare un circuito che è in grado di generare queste forme d'onda. Attraverso la manipolazione di questo circuito sono in grado di cambiare frequenza e valore massimo della fondamentale, quindi lo sviluppo in serie, quindi anche della fondamentale della tensione. Cioè, che grado di controllo ho attraverso una modulazione a onda quadra? Cominciamo dalla frequenza. È facile, secondo voi, cambiare la frequenza della fondamentale? Che devo fare per cambiare la frequenza della fondamentale di questo sviluppo in serie? Immaginate che ho un periodo di 20 millisecondi, quindi 50 Hz, sto generando una forma d'onda che ha una periodicità di 20 millisecondi. Quindi a una frequenza di 50 Hz, ad esempio un inverter per un impianto fotovoltaico, sto iniettando in rete la potenza e quindi ho necessità di alimentare il punto di collegamento con una frequenza di 50 Hz e una certa ampiezza. Okay? Se a un certo punto ho un'esigenza di cambiare questa frequenza, lo faccio in maniera agevole o non lo posso fare, o è rigida
la forma d'onda che io sto generando. Come avete fatto la modulazione del chopper? Vi ricordate come avete fatto? Avete generato un segnale di duty cycle partendo da un segnale ad onda quadra e quindi poi andando a confrontare, trasformate in un segnale a denti di sega, vi confrontate segnale a denti di sega con un riferimento, cambiando il riferimento cambiate il duty cycle. Okay? La frequenza del segnale di duty cycle da cosa è data? Da cosa è data? È data dalla frequenza del segnale, in quel caso a denti di sega, no? Che generate. È un segnale che generate voi. Quindi significa che basta che, anziché generarlo a tot hertz, lo generate a una frequenza diversa. Qui, anziché avere una periodicità, quindi generare la replicabilità di questo segnale ogni 20 millisecondi, lo fate ogni 10 millisecondi, significa che avete raddoppiato la frequenza. Quindi se andate a fare tutto lo sviluppo in serie, vi verrà una fondamentale che non sarà più a 50 Hz, ma sarà a 100 Hz. Quindi in questo caso basta andare a cambiare la frequenza di questi segnali, quindi la replicabilità di questi segnali, di fatto vi trascinate anche tutto lo sviluppo in serie, compreso la fondamentale. Quindi la se questi segnali hanno una replicabilità corrispondente a 100 Hz, significa che avrete una fondamentale a 100 Hz. A 20 Hz avrete una fondamentale a 20 Hz. Quindi in funzione del periodo del segnale di modulazione andate facilmente a variare la frequenza della fondamentale. Ovviamente vi portate appresso anche tutte le armoniche. Abbiamo detto quello è il rumore, al momento lasciamo là. Concentriamoci sulla fondamentale, che è il vostro target di controllo. Quindi significa che è abbastanza semplice variare la frequenza della fondamentale, ok? Perché la frequenza del fondamentale è legata direttamente alla frequenza dei segnali di modulazione. Poiché questi li create voi, li fate voi, li date voi questa forma, attraverso un circuito di controllo, sarà molto semplice prevedere ad esempio un regolatore che vi consente, o di un dreamer, quello che sia, che vi consenta di cambiare questa frequenza, va bene? Quindi sulla frequenza non ho problemi, posso tranquillamente andare ad generare poi un sistema che mi permette anche di variarla, la frequenza della fondamentale della tensione che esce fuori dal meter. Quindi sulla frequenza non ho problemi. E sull'ampiezza? Sul valore massimo che io ho della mia fondamentale, quindi tutto lo sviluppo. Da cosa dipende l'ampiezza? Il modulo, il valore massimo. Come vedete dipende sostanzialmente, se n è uguale a 1 perché sto sulla fondamentale, dipende da Q con S. Quindi significa che fissato Q con S, il valore massimo della prima sinusoide e anche poi quelle delle armoniche superiori sono legate al valore di Q con S, va bene? Perché queste vi danno la variabilità, quindi vi danno l'alternanza nel tempo. L'ampiezza, il valore massimo è dato da queste, radical 3, pi greco, 4, Q con S, n è l'ordine di armonica, quindi se mi fisso sulla fondamentale, di fatto il modulo della sinusoide dipende da Q con S. Ma abbiamo detto che stiamo parlando di sistemi a tensione impressa. Sistemi a tensione impressa sono dei convertitori che hanno la tensione in ingresso fissa, costante. Quindi se Q con S è fisso, perché in realtà io voglio che sia fisso, posso cambiare il valore massimo della sinusoide? No, non lo posso cambiare. O meglio, con una struttura come l'abbiamo vista, questa struttura, con una modulazione a onda quadra, non mi consente di cambiare il valore massimo della sinusoide, della prima armonica, quindi della fondamentale, e quindi mi consente di variare al massimo la frequenza e non il suo valore massimo.
Questo è un problema, perché significa che attraverso la modulazione onda quadra, che è una tecnica di modulazione molto semplice, non ho il totale controllo della forma d'onda in uscita. La posso controllare solo attraverso uno dei parametri, che è la frequenza. Non posso cambiare il valore massimo. Va bene? Quindi significa che una modulazione del genere andrà bene quando non ho la necessità di cambiare l'ampiezza della fondamentale, altrimenti non posso utilizzare questo tipo di modulazione. È un peccato perché è una modulazione molto semplice, ovvio che si porta appresso tutta una serie di armoniche, però una modulazione di questo tipo non mi consente di cambiare il valore massimo, quindi per tutta una serie di applicazioni non la posso utilizzare. E allora che cosa devo fare? Mi devo inventare qualcosa di simile a quello che ho applicato per il chopper. Nel chopper cosa facevo per variare il valore medio della tensione? Andavo a generare un segnale di duty cycle variabile, ricordate, cioè andavo a inserire io una grandezza di controllo, un parametro che mi consentiva di andare a cambiare il duty cycle. Allora, per far sì di avere un controllo anche sull'ampiezza della sinusoide, devo fare in modo di andare a cambiare la durata di questa onda quadra. La devo ridurre, la devo aumentare, cioè devo fare in modo che, non potendo cambiare il suo valore massimo, perché quello dipende dalla tensione che ho impresso, lì abbiamo detto ci metto delle capacità, quindi quella tensione è stabilizzata e non la muovo da V con S. Quindi poiché quella rimane costante, devo andare a giocare sul duty cycle, quindi andare a cambiare questa durata nel tempo per far sì che, ad esempio, se lo riduco, l'equivalente valore di tensione che agisce sul carico è più basso, prestando sempre attenzione al fatto che non ho un convertitore DC-DC, ho sempre un convertitore DC-AC, per cui devo rispettare, nel momento in cui vado a variare la durata di questa onda quadra, devo rispettare il fatto che c'è una parte positiva e una parte negativa, per cui per evitare che il valore medio sia diverso da zero, se riduco questa qui devo ridurre anche quella. E la tecnica di modulazione più semplice che posso utilizzare è una tecnica che deriva direttamente dalla modulazione del chopper. È proprio come ve l'ho raccontata ora. Cioè, cosa devo fare? Non posso variare l'altezza, posso variare la durata, e allora utilizzo una forma di modulazione che è del tutto simile a quella del chopper, con la differenza che nel chopper è unipolare, cioè una tensione positiva, di cui attraverso un segnale, ricordate, a dente di sega, andandolo a confrontare con un segnale di riferimento, ottengo un segnale di modulazione che è di durata variabile. Vedete qui che cosa ho fatto? Guardate solo il fronte positivo, la semionda positiva. Qui ho un segnale a dente di sega, può essere questo, può essere il negato, non c'è differenza, è importante che poi sono coerente con il riferimento che ho preso. Quindi andando a fare il confronto fra il segnale di controllo, questo qui a dente di sega, e il segnale di riferimento, che è un segnale costante, vado a fare il confronto quando quello di controllo è maggiore rispetto al riferimento, è 0. Quando invece è il contrario, viceversa, è 1. E quindi ottengo per la semionda positiva, vedete, un segnale di modulazione. Qui sto sul segnale di modulazione, non sto ancora sul carico, quindi è il circuito di controllo. Quindi ho realizzato un circuito di controllo che attraverso la variazione di questo segnale di riferimento mi consente di cambiare la durata dell'onda quadra, ok? Quindi portandola verso il basso ottengo una durata molto più piccola, quindi una onda quadra che ha una durata molto bassa. Se lo porto verso l'alto praticamente ritorno alla modulazione a onda quadra da cui sono partito, quella di 180 gradi di conduzione e 180 gradi di interdizione. Quindi vedete, ho introdotto volendo un grado di libertà, quel grado di libertà che mi mancava prima proprio per cambiare alla fine l'ampiezza, il valore massimo della sinusoide. Va bene? Ovviamente devo stare attento al fatto che ho un sistema bipolare, quindi ho una forma d'onda di tipo alternativo che per metà periodo è positiva, per metà periodo è negativa, quindi significa che il mio sistema di controllo, il mio circuito di controllo, di modulazione, deve
per un semiperiodo essere esattamente come l'ho disegnato per il chopper. Per l'altro semiperiodo, ovviamente, devo tener conto che devo generare una forma d'onda di tensione negativo e quindi il mio segnale a dente di sega, il mio segnale di riferimento, ovviamente, si ribaltano rispetto all'asse delle ordinate. E quindi quello che ottengo sono due segnali di controllo con cui vado a pilotare. Qui ci siamo ricondotti di nuovo al caso monofase, ma equivalente nel caso di fase, è tutto equivalente. Quindi vado a pilotare o Q1 e Q2 oppure Q3 e Q4 con questi segnali di modulazione che ho determinato attraverso questa tecnica di controllo. Quindi non ho fatto altro che applicare, adesso al caso monofase, ma nel caso trifase sarà un'estensione, sarà esattamente la stessa cosa, la tecnica di modulazione che uso per i chopper. Quindi non posso cambiare il valore massimo della tensione d'ingresso perché è fissa, come ce l'avevo per il convertitore DC-DC, ma posso variare il suo valore medio nel tempo e quindi vado ad incidere sulla durata dell'onda quadra. La riduco se voglio abbassare il valore medio, la ingrandisco nel caso in cui voglio aumentare il valore medio. Quindi passo da un valore minimo che è 0, che otterrei portando il segnale di riferimento in questa posizione, al valore massimo che ottengo portando il valore di AR esattamente coincidente col valore massimo del dente di sega. Quindi se li porto uguali significa che qui avrò un'onda quadra che sarà esattamente uguale a quella della modulazione ad onda quadra 180 gradi. Va bene? Quindi il passaggio in più che sto cercando di fare è per cercare di controllare appieno la tensione sul carico, perché con la modulazione che abbiamo visto, che è molto semplice, posso controllare solo la frequenza, ma non il valore massimo della fondamentale e poi di tutte le armoniche. Andando ad applicare lo stesso principio usato per il chopper, non posso cambiare il valore massimo, cambio il valore medio e quindi applico il principio di regolazione del valore medio del duty cycle anche al caso del convertitore monofase, inverter monofase, inverter trifase sarà una cosa analoga. Allora, che cosa ne viene fuori? Perché in realtà io sto ipotizzando, mentre per il convertitore DC-DC è molto semplice associare il valore medio che varia andando a cambiare il duty cycle. Vi ricordate, abbiamo fatto un integrale e il valore medio della tensione in uscita risultava proprio proporzionale al quel K, che era il valore di duty cycle, K con S, lo ricordate, quindi in funzione del duty cycle il valore medio della tensione riesce a cambiare. Per le forme di onda di tipo alternativo che sono legate a uno sviluppo in serie, eccetera, lo immagino che sia così, perché se io vado a cambiare la durata dell'onda quadra, immagino che cambiando il valore medio cambierà anche l'ampiezza dello sviluppo in serie. Però questo lo devo verificare facendo ovviamente lo sviluppo in serie della forma d'onda che ne viene fuori. Facciamolo, tanto non è molto complicato. Ovviamente parto da questa forma d'onda di tensione, quindi sto ipotizzando che il mio segnale di riferimento confrontato al segnale a dente di sega mi generi un'onda quadra centrata ad esempio su pi greco mezzi e l'altra su 3 mezzi pi greco o su meno pi greco mezzi, e che la l'ampiezza sull'omega t sull'angolo sia proprio uguale a delta, ok? Quindi andando a fare il confronto fra questo segnale e il segnale di riferimento, l'ampiezza dell'onda quadra che ne deriva sia uguale a delta e quindi l'onda quadra sia centrata, ad esempio la prima, quella positiva, fra pi greco mezzi meno delta mezzi e pi greco mezzi più delta mezzi. Allora, quello che ne viene fuori, se io vado ad applicare lo sviluppo in serie, quindi questo è pi greco mezzi, questo è meno pi greco mezzi, ho la semionda positiva che, diciamo, è delimitata da pi greco mezzi meno delta mezzi e pi greco mezzi più delta mezzi, quindi questa per me è delta, va bene? Delta, quindi, vi ripeto, scaturisce dal confronto fra segnale a denti di sega e il mio segnale di riferimento. Significa che più abbasso il segnale di riferimento, più il delta si restringe, viceversa il delta si allarga. E qui la stessa cosa, ovviamente sarà
fronte negativo, perché abbiamo detto una forma d'onda periodica, quindi questo sarà meno delta mezzi, questo sarà meno delta mezzi, meno pi greco mezzi, meno delta mezzi, e meno pi greco mezzi più delta mezzi. Se ne devo fare lo sviluppo in serie ovviamente sto sfruttando la simmetria sul quarto dispari, quindi l'unico termine è quello pi con n, e in particolare i termini dispari, per cui devo andare a ricavare il pi con n. Pi con n che sarà uguale a 1 su pi greco, devo fare l'integrale fra meno pi greco mezzi meno delta mezzi e meno pi greco mezzi più delta mezzi. La tensione in questo caso qui è più Q con S e qui è meno Q con S, quindi verrà meno Q con S seno di n omega t in d omega t. Sull'altro intervallo la tensione è nulla, quindi è inutile che lo scrivo, e poi ci sarà quest'altro intervallo qui, più integrale fra pi greco mezzi meno delta mezzi e pi greco mezzi più delta mezzi. Qui la tensione è positiva, quindi V con S seno di n omega t in d omega t. Quindi il termine B con n è data dalla somma di questi due integrali, va bene? Poiché V con S è costante, perché stiamo parlando di sistemi a tensione impressa, per cui l'ipotesi di partenza è che V con S sia costante, sia fisso, sia bloccato, abbiamo detto, dalle capacità, quindi non cambia. V con S lo posso portare fuori. Quindi B con n sarà uguale a V con S su pi greco. Se vado a fare l'integrale, integrale di seno n omega t in d omega t è meno, quindi si elimina col meno davanti, 1 su n coseno di n omega t calcolato fra meno pi greco mezzi meno delta mezzi meno pi greco mezzi più delta mezzi. L'altro termine meno 1 su n per il coseno di n omega t, qui calcolato fra pi greco mezzi meno delta mezzi e pi greco mezzi più delta mezzi, ok? 1 su n è l'ordine di armonica, per cui lo posso portare fuori, cancello, tanto abbiamo quello come riferimento. Quindi B con n sarà uguale a V con S diviso n pi greco. Qui cosa ne esce fuori? Coseno di n meno pi greco mezzi più delta mezzi meno coseno di 1 su n meno pi greco mezzi meno delta mezzi. Questo è il primo pezzo. Il secondo pezzo, meno coseno di 1 su n pi greco mezzi più delta mezzi meno per meno e più coseno di 1 su n pi greco mezzi meno delta mezzi. Allora, poiché sappiamo che la funzione coseno è una funzione pari, quindi coseno di meno alfa è uguale a coseno di alfa, questa come la posso trasformare? B con n è uguale
Q con S diviso N di T greco, coseno di N meno pi greco mezzi più delta mezzi e coseno di 1 su N pi greco mezzi meno delta mezzi, vedete, differiscono del segno ma sono uguali, gli angoli ovviamente, quindi posso scrivere due volte coseno di N pi greco mezzi meno delta mezzi. E questa è la stessa cosa, vedete, all'angolo di segno opposto, essendo una funzione pari, posso scrivere meno due volte coseno di n pi greco mezzi più delta mezzi. Quindi il 2 lo posso portare fuori. Ho coseno di alfa meno coseno di beta. Come lo posso scrivere? Coseno di alfa meno coseno di beta è uguale a meno due volte seno di alfa più beta mezzi seno di alfa meno beta mezzi. Quindi ho il meno qui, posso andare a cambiare e invertire questi due perché c'è il segno meno davanti, quindi posso scrivere, andiamo su, con n uguale, qui c'era un 2, qui c'è un altro 2, quindi lo porto fuori, diventa 4, quindi diventa 4 con s diviso n pi greco. Questo meno questo, quindi n pi greco mezzi più delta mezzi meno pi greco mezzi meno delta mezzi, quindi vedete, devo fare alfa più beta diviso 2, alfa meno beta diviso 2, va bene? Quindi significa che qui dentro ci sarà seno alfa più beta, si elimina il delta mezzi, quindi viene pi greco mezzi più pi greco mezzi uguale a pi greco diviso 2 pi greco mezzi, quindi seno di n pi greco mezzi, seno di questo meno questo, quindi questo meno questo significa pi greco mezzi più delta mezzi meno pi greco mezzi più delta mezzi. Quindi rimane delta mezzi più delta mezzi diviso 2, seno di n delta mezzi. Allora, questo è il termine pi con n, attenzione a lasciare l'ordine di armonica dentro l'angolo, questo è il termine pi con n dello sviluppo in serie, quindi significa che se voglio poi andare a scrivere la tensione in uscita, o meglio lo sviluppo in serie della tensione in uscita, U con 0 sarà, abbiamo detto A con 0 che il termine color medio sarà nullo, sarà sommatoria per n che va da 1 a infinito di 4 U con S diviso n pi greco per il seno di n pi greco mezzi per il seno di n delta mezzi. Questo è l'argomento del seno, vedete che dipende da delta, seno di delta mezzi per il seno di n omega i. Questo è lo sviluppo in serie della tensione in uscita e vedete, mi trovo infatti che il valore massimo della sinusoide, quindi se vado a prendere n uguale a 1, okay, quindi vado a prendere la fondamentale, nella fondamentale compare seno delta mezzi per seno omega t, quindi significa che l'argomento del seno 4 v con s diviso pi greco per n uguale a 1 è moltiplicato per seno di delta mezzi, quindi vedete che il mio grado di controllo attraverso il delta incide direttamente sull'ampiezza delle armoniche. Ok, qui questo qui è il termine, immaginate che è il termine che moltiplica poi il seno, va bene? Questo dipende dal tempo, attenzione a dividere il seno, questa è la parte che dipende dal tempo e quella che mi dà l'alternanza con la sua pulsazione. Questo è un argomento, quindi per n fissato, questo è un termine costante, va bene? E quindi per n uguale a 1 diventa seno di delta mezzi per seno di omega t.
Omega come lo vario? Omega lo vado a variare cambiando, vi ricordate, la frequenza del segnale di modulazione. Il valore massimo lo vado a cambiare con delta, quindi andando a spostare il segnale di riferimento rispetto al segnale a dente di sega, vado a cambiare anche il valore massimo della sinusoide. Quindi significa che in questo modo ho inserito una variabile di controllo non solo per la pulsazione, quello lo faccio attraverso la frequenza del segnale di modulazione, ma anche e soprattutto sul valore massimo delle armoniche, dell'ordine di armoniche. Ovviamente ce l'ho per ogni armonica, per la fondamentale, il mio target di controllo, vedo subito che la fondamentale, la prima armonica, può essere controllata in ampiezza andando a variare il delta. Dipende da seno di delta, ma di fatto è analoga la presa. Quindi significa che riesco a incidere anche sull'ampiezza della mia sinusoide, andando però a complicare, tra virgolette, il sistema di controllo. Il sistema di controllo non deve semplicemente generarmi le forme d'onda a 180 gradi, mi deve generare le forme alla frequenza, le forme d'onda alla frequenza di cui voglio sia la fondamentale. E poi devo andare a variare il duty cycle, quindi la durata dell'onda quadra, del tempo, attraverso questa legge, che è quindi quella che mi stabilisce il legame fra il segnale di modulazione e il valore massimo della fondamentale di tutte le armoniche. Quindi che cosa ho ottenuto? Difatti ho ottenuto una variabile di controllo che mi consente a questo punto di avere la piena controllabilità almeno della fondamentale dello sviluppo in serie in termini di valore massimo e di frequenza. Poi c'è il problema delle armoniche che adesso vedremo, però un problema l'ho risolto, ritrovate, cioè ho aggiunto quel grado di libertà che mi serviva, quel grado di controllo che mi serviva per avere il controllo totale, quantomeno della fondamentale della tensione che alimenta il carico. Chiaro? Allora, se vado a fare di queste armoniche, me le vado a disegnare una per una, che cosa avrò? Avrò ovviamente, poiché qui sto parlando della tensione, non sto parlando della corrente, quindi significa che poi le armoniche di tensione si vanno a confrontare attraverso l'impedenza all'armonica con la corrente, va bene? Se io mi fermo alla tensione, lo sviluppo in serie di un'onda quadra, penso è la prima forma d'onda che abbiate caratterizzato in sviluppo in serie di Fourier, ha un andamento di questo genere. Perché ha un andamento di questo genere? Qua stiamo parlando, vedete, queste sono le ampiezze, poi ovviamente ognuna è inserita a una certa frequenza, la frequenza è l'ordine di armonica che cresce mano a mano, però già vedo che se vado a disegnare tutte queste armoniche, l'inviluppo fa una cosa del genere. Per quale motivo? Cioè, di fatto, se vado a fare lo sviluppo in serie di un'onda quadra, quest'onda quadra sarà caratterizzata dalla sommatoria di infinite armoniche, però già sulle armoniche di tensione, quindi non sto parlando della corrente, sulle armoniche di tensione vedo che mano a mano che aumenta l'ordine di armonica, il valore massimo, l'ampiezza dell'armonica diminuisce. È per questo. Perché compare 1 su n. Quindi, man mano, quindi sto parlando, ricordate, di tensione, non ancora di corrente, che se poi parliamo di corrente c'è l'ulteriore abbattimento dell'impedenza, ma non stiamo parlando di corrente, stiamo parlando di tensione. Però capite bene che migliore la qualità della tensione, cioè se avessi una tensione che ha solo questa e poi magari c'era qualche armonichetta qua, sarebbe l'ideale per la corrente, perché significa che le armoniche ad alta frequenza le taglia il carico e quindi delle armoniche di tensione vedo solo quelle a bassa frequenza. In realtà l'onda quadra non è molto buona in termini qualitativi, perché ci sono tante armoniche che sono vicine alla fondamentale, perché l'abbattimento è dato semplicemente da questo termine. Lasciate stare seno e coseno, quelli poi una volta fissato la frequenza mi va a posizionare l'armonica sull'asse delle frequenze, ma il valore dell'ampiezza dell'armonica in questo caso dipende da 1 su n, quindi sto confrontando fra di loro le armoniche.
Fermo restando che qui ho anche il controllo dell'ampiezza, cioè significa che se ad esempio per il caso onda quadra è questo l'andamento delle armoniche, se vado a fare la modulazione e quindi vado a cambiare il delta, cosa ottengo? Come si trasforma questo? Si abbassa tutto, c'è un'attenuazione, quindi si abbassa quello della fondamentale e si abbassano anche tutte le altre armoniche, quindi immaginate lo spettro che si alza ma sempre mantenendo la stessa, lo stesso andamento qualitativo. Questo lo vedete adesso che farete le simulazioni, ci concentreremo molto sull'analisi armonica che ne viene fuori dalle modulazioni, perché poi è importante che al di là delle equazioni che poi possono rimanere un po' così, abbiate anche il sentore di quello che succede effettivamente sull'inverter, andando ad esempio a cambiare tutti i parametri, vedete ad esempio come cambia lo sviluppo in serie. Quindi significa che lo sviluppo, questo è lo sviluppo in serie tipico di un'onda quadra, l'inviluppo è proprio attraverso 1 su n, vedete, è forma iperbolica, quindi se vado a fare l'inviluppo di tutte le armoniche, questo inviluppo tende ad assomigliare a un'iperbole, proprio perché l'andamento è come 1 su n. Poi se vado a variare questo delta, ottengo un abbassamento, un innalzamento di tutto lo spettro, però dovete immaginare che si abbassa questa di una quantità percentuale stessa, la stessa di cui si abbassa questa, quindi lo devo vedere, non che si abbattano delle armoniche superiori, semplicemente che si attenuino tutte allo stesso modo, 10%, 20% e così via. Quindi ottengo uno spostamento dello sviluppo in serie, delle armoniche, ma non ottengo un abbattimento particolare di qualche ordine di armonica, però questo mi fa capire già in che direzione sto andando. Quindi le armoniche hanno già di per sé un andamento di attenuazione iperbolica dovuta proprio allo sviluppo in serie. Lo sviluppo in serie, poiché comporta nell'argomento del seno 1 su n, quindi man mano che aumenta l'ordine di armonica si abbatte l'ampiezza dell'armonica stessa, stiamo parlando di tensione. Poi se vado a introdurre questo grado di controllo sull'ampiezza, significa ad esempio se questo è il 100%, se ad esempio vado a ridurre la durata di quel gradino, vado a battere la fondamentale e della stessa percentuale si abbatteranno tutte le altre armoniche. Ok? Quindi, problema l'ho risolto, controllo dell'ampiezza. Devo risolvere il problema qualitativo, perché vi ho detto che avere questa tipologia di tensione sul carico non è molto vantaggioso in termini qualitativi, perché ho tante armoniche che stanno vicino alla fondamentale. Quindi, se poi ci vado ad alimentare un carico ohmico-induttivo, mi devo aspettare che tutte queste armoniche se le prende anche la corrente, perché la corrente comincerà a filtrare le armoniche ad alta frequenza, ma quelle a bassa frequenza se le prende tutte, quindi significa che avrò una distorsione abbastanza considerevole della corrente. Cerchiamo di fare un passo in più. Allora, ho ottenuto il controllo dell'ampiezza, voglio cercare di diminuire quanto più possibile l'incidenza delle armoniche. Riconduciamoci sempre al chopper. Vi ricordate le considerazioni che abbiamo fatto sul ripple di corrente del chopper? Abbiamo detto, immaginiamo di imporre un certo duty cycle o la corrente, ad esempio, che ha un certo ripple. Cosa devo fare per diminuire il ripple della corrente? Esatto. Cioè, che cosa avevo? Dovevo andare a confrontare una situazione per la quale, ad esempio, fissato un certo intervallo di tempo, ad esempio il duty cycle, che era quello, quindi era 20%, 50%, 70%, che incideva sul valore medio della corrente, lo potevo ottenere attraverso questo tempo di modulazione. Ad esempio la corrente poteva fare così e poi così, e quindi poi questo ripple si ripeteva. Abbiamo detto, se questo ripple è troppo grosso, la prima cosa che mi conviene fare, mantenendo inalterato il duty cycle, quindi se questo è 50% ad esempio, non cambio il duty cycle,
cambio la frequenza, aumento la frequenza, significa che questo lo replico anziché con questo tempo, con tempo ad esempio che è pari alla metà, quindi così e così, così e così, o addirittura con una frequenza nettamente superiore. Mantenendo sempre lo stesso valore medio, aumento la frequenza, quindi significa che diminuisco il tempo di modulazione, va bene? E questo cosa comporta? Comporta che io di fatto riduco l'oscillazione di corrente. Quindi nel caso di convertitore DC-DC, la prima, diciamo, il primo espediente che posso utilizzare per cercare di abbattere il ripple è aumentare la frequenza a parità di duty cycle. Quindi è uscito fuori un certo duty cycle perché io ho bisogno di un valore medio della tensione del 60% rispetto al valore iniziale, il che significa che il valore medio della corrente è quello che voglio io, però con quel valore medio di tensione e quel valore medio di corrente voglio abbattere il ripple, allora lascio inalterato il duty cycle ma aumento la frequenza, quindi significa che poi il valore medio, io ovviamente se questo sarà il valore medio originale, questo sarà il valore medio che ottengo di corrente, che ottengo nel momento in cui aumento la frequenza, non ho cambiato il valore medio, ma ho diminuito il ripple. E qui è la stessa cosa. Qui ho in pratica una fondamentale che si chiama una fondamentale di corrente, una fondamentale di tensione che fa circolare una fondamentale di corrente. A me mi vanno bene l'una e l'altra, il problema è che poi ci stanno delle correnti armoniche che mi vanno a creare dei problemi sul carico, perché mi creano distorsioni, rumore e così via. Cosa posso fare allora per cercare di mantenere inalterato il rapporto fra la fondamentale di tensione e la fondamentale di corrente? Quindi significa che mantenendo inalterato questo duty cycle voglio cercare di migliorare qualitativamente la corrente. Cosa posso fare secondo voi? Faccio questo. Quel gradino, quell'onda quadra, anziché averla tutta al centro, la divido, ok? Non posso fare come facevo per il chopper, perché se lo faccio proprio sul valore medio della forma d'onda vado a variare anche la frequenza della fondamentale, quindi la frequenza fondamentale deve rimanere qui. Però anziché fare una modulazione a impulso singolo, perché come vedete qui io non ho fatto altro che avere un impulso singolo la cui durata è quella che mi fa circolare la corrente che voglio sul carico, anziché averne una singola centrata a impulso singolo, quella durata che dura tot me la divido in n, ok? Quindi quella, immaginate che mi riconduco a quella di prima andando a concentrare tutti questi piccoli gradini in un unico gradino, oppure li divido in n gradini, quindi la durata la divido in 5 ad esempio impulsi, anziché averne uno grande al centro lo divido in n impulsi. Vedete che cosa ho ottenuto? Non ho alterato la fondamentale della tensione e la fondamentale della corrente, perché quelle devono rimanere inalterate. Qui, se io andavo a cambiare il duty cycle, la frequenza, di fatto io non andavo a alterare né il valore medio della tensione né il valore medio della corrente, ma andavo semplicemente a replicare più volte, quindi diminuire il tempo, il mio tempo di riferimento, non cambiavo gli effetti sui valori medi, cambiavo l'effetto sul ripple. Qui ottengo la stessa cosa facendo come? Devo rimanere inalterato sul segnale di riferimento, questo segnale di riferimento deve avere la frequenza che è quella di cui ho bisogno sul carico, come frequenza della fondamentale, quindi quella non la devo cambiare, ma posso andare a cambiare la frequenza del segnale attento di segno. Se cambio quella, quindi anziché una frequenza che coincide con quella del mio segnale di riferimento, la vado a moltiplicare per 2, per 3, per 4, a seconda di quanto la moltiplico rispetto al segnale di riferimento, ottengo un numero di impulsi maggiore. Quindi quello che ottengo, anziché avere un unico impulso di una durata delta, ottengo n impulsi della durata delta n, delta su n. Vi trovate? Cioè ho diviso, ho affettato quell'impulso e l'ho distribuito nella semionda positiva e nella semionda negativa. Chiaro?
Vedete, sto esattamente replicando quello che è la tecnica che viene utilizzata anche per il controllo del ripple di corrente su chopper, la sto utilizzando sull'inverter, perché è una cosa abbastanza analoga. L'unica differenza è che qui ho il controllo su una semionda positiva e una semionda negativa, quindi devo utilizzare una tecnica di controllo bipolare. Nel caso del chopper era unipolare, perché ho solo una tensione che di cui devo variare il valore medio. In questo caso il valore medio in uscita è 0, quindi devo applicare una tecnica bipolare di controllo che mi controlla la semionda positiva e la semionda negativa. Frequenza, quindi il rapporto fra la fondamentale della tensione e la fondamentale della corrente, in termini di frequenza, me li fissa, vedete, questo segnale di riferimento. Quindi la frequenza del segnale di riferimento sarà la frequenza della fondamentale della tensione e della corrente. Il delta, questo qui, è quello che mi stabilisce quale sarà l'ampiezza della tensione come valore medio e quindi l'ampiezza della fondamentale di corrente. Per cui devo mantenere inalterati questi due valori, la frequenza e l'ampiezza totale dell'impulso, ma posso dividere l'impulso in n parti, l'integrale sarà equivalente a questi, cioè la somma di questi sarà uguale a quello. Quindi non ho alterato, vedete, i fondamentali, i rapporti fra le fondamentali, ma avrò migliorato il ripple di corrente, perché anziché concentrarlo in uno e far fare alla corrente un ripple, quando farete lo sviluppo in serie vedrete, in simulazione, vedrete che se faccio una modulazione di questo genere la corrente farà così, quindi avrà un impulso, una variabilità molto forte rispetto a una sinusoide. Avere invece più gradini mi permette di ottenere un andamento della corrente più simile a quello che avrei attraverso direttamente la sinusoide, quindi mi avvicino molto di più a una sinusoide, anche se non sarà una sinusoide, perché quelli sono comunque gradini, quindi avrò una forma d'onda di corrente che sarà comunque caratterizzata a un certo ritmo. Ma rispetto a questo ho ottenuto sicuramente un miglioramento in termini qualitativi. È inutile che vi faccio l'analisi confrontando gli sviluppi in serie, perché vi riempirete i calcoli e alla fine non è quello l'obiettivo. Quindi lo vedrete quando andrete a implementare quelle equazioni in simulazione. Quindi andrete a disegnare il vostro inverter monofase, fate una modulazione impulso singolo, fate una PWM onda quadra, confrontate e vedrete le correnti, lo sviluppo in serie corrente come sarà diverso. Cioè quello ha impulsi multipli, che è questa qui, avrà un contenuto armonico sicuramente inferiore rispetto a quella a singolo impulso. Quindi la corrente dal punto di vista qualitativo non sarà perfetta, ma sarà comunque una corrente migliore rispetto a quella che ho nel caso di impulso singolo. Va bene? Lo sviluppo in serie di questa, come la faccio? Come lo faccio? Allora, devo andare a considerare che ho degli impulsi, vedete, di durata uguale, quindi tutti questi impulsi hanno una durata uguale, sia quelli sulla semionda positiva che sulla semionda negativa. Quindi questa è quella che è la forma d'onda che ottengo dalla tensione. Va bene? Come faccio lo sviluppo in serie? Lo sviluppo in serie lo riconduco allo sviluppo in serie di un'onda alternata, prendendo ad esempio l'angolo alfa m, ne prendo uno di questi impulsi, positivo, e il corrispondente negativo che si trova a pi greco più alfa m. Quindi alfa m per me è l'angolo che identifica l'impulso. Poi di questi alfa m ce ne saranno in numero pari al rapporto fra la frequenza del segnale a denti di sega e la frequenza della fondamentale. Quindi se è doppio significa che avrò due impulsi, se è tre volte avrò tre impulsi e così via. Quindi mi vado a fissare questo come riferimento, alfa con m è l'angolo che identifica un impulso generico, l'impulso m, e pi greco più alfa m è il corrispondente impulso negativo. Quindi non faccio altro che applicare lo sviluppo in serie a questi due, ok? Quindi esattamente quello che abbiamo visto prima, mi risparmio di fare la procedura, ma è la stessa. Quindi mi rifaccio lo sviluppo in serie, l'angolo sarà delimitato da alfa m più delta,
e quindi quello che ne viene fuori sarà un certo sviluppo in serie, che vedete come, vedete, dipende dal delta, che è costante. Questo sarà il delta però più piccolo, ok? Non è il delta complessivo, sarà il delta che è comunque costante, è quello che mi caratterizza l'impulso parzializzato, e è alfa con m che invece è l'angolo che mi identifica il delta. Quindi significa che se voglio poi estendere a tutti gli impulsi, vedete, da il singolo impulso di grado m a tutti gli impulsi, basta andare a fare una sommatoria per m che va da 1 a p. P che cos'è? P è il rapporto fra la frequenza del segnale a dente di sega e la frequenza del segnale originale, cioè il numero di impulsi. Alla fine mi dice quanti impulsi ci sono in un semiperiodo, va bene? Quindi è legato direttamente al rapporto fra le due frequenze. Quindi, andando a fare la sommatoria per m che va da 1 a p dello sviluppo in serie, ho lo sviluppo in serie di questa tecnica di modulazione. Per cui, per quello vi dicevo, in simulazione andrete a confrontare quello che viene fuori da qui con quello che viene fuori da un singolo impulso e vedrete qual è l'incremento in termini qualitativi che si ottiene dalla sommatoria. Vi ricordo, non ho variato il rapporto fra le fondamentali. Quindi, se io vado a vedere la fondamentale in un caso, la fondamentale nell'altro, sono le stesse, ho una sinusoide a una certa ampiezza di tensione e una sinusoide a una certa ampiezza di corrente. Non è cambiato. Quello che cambia sono le armoniche. Ho ottenuto un abbattimento delle armoniche superiori attraverso questa tecnica, ok? Richiamandomi esattamente a quello che succede nel caso del chopper. Facciamo 5 minuti di pausa.